Benvenuti alla nuova puntata di Tutte le reti minuto per minuto, puntata speciale dedicata alle reti Champions League. In ospite in studio Marcello Astorri di Blue Rating. Buongiorno a tutti. Ciao Marcello. E abbiamo in collegamento all'Azimut Stadium per testare un po' l'umore dei tifosi per le prestazioni di Azimut, Francesco Fresconi. Francesco, ci sei? No. Penso che ci sia ancora qualche problemino. Vabbè, andiamo avanti, la regia poi mi dirà. Allora Marcello, senti un po', ma partiamo dalla classifica di questa terza giornata. Io so che nel girone A c'è un dominatore, no? Che è Banca Generali, che insomma sembra quasi non perdere, ma è un colpo. Proprio così, sembra che Gian Maria Mossa, l'amministratore delegato di Banca Generali, stia vivendo un vero e proprio magic moment, perché di recente ha presentato anche la trimestrale del gruppo con un utile super a 66,6 milioni di euro e guida la classifica della raccolta con una grandissima autorevolezza, tant'è che è primo a 18 punti e IV Bank, che pure sta facendo molto bene, è distaccato di ben 5 punti. Fresconi in collegamento. Ok, perfetto regia, grazie, abbiamo anche sentito abbastanza, scusami, continua pure. No, dicevo che dietro a Banca Generali c'è un'interessante sfida per il secondo posto, dove abbiamo IV Bank e Azimut che si stanno contendendo punto a punto la seconda piazza, che è comunque un ottimo risultato. Perfetto, proprio parlando di Azimut cerchiamo quindi di collegarci con Fresconi. Bene, ok, mi senti Francesco? Tu ce l'hai? Ci sei? Mi senti? Sì, eccomi Ilari, siamo qua fuori, scusami, siamo qua fuori dall'Azimut Stadium, appunto per cercare di capire quella che è l'entusiasmo dei tifosi, che hanno vissuto sicuramente tre giornate entusiasmanti su fronte della rete Champions League. Tanti gol del bomber Giuliani, che ha portato a casa il risultato di dominatore assoluto, che è la classifica dei marcatori. Vogliamo un po' appunto testare con mano la gioia del popolo dei tifosi, da sempre grandi, ecco, ammiratori. No, di queste, ci sono ancora dei problemi, regia. Abbiamo problemi audio. Esatto, cerchiamo di risolverli, mi scuso con i telespettatori, cerchiamo di risolverli nel più breve tempo possibile, grazie. E niente Marcello, andiamo avanti, parliamo un po' del girone B. So che invece qui abbiamo un confronto un po' più serrato per il primo posto. Sì, abbiamo una sfida veramente punto a punto tra BNL, BNP Paribas Life Banker e Fineco. Qui abbiamo due pesi massimi che si stanno confrontando giornata su giornata, una volta è primo uno, una volta è primo l'altro, tant'è che a marzo abbiamo visto primeggiare Fineco su BNL e BNP Paribas Life Banker. La classifica ci dice 17 punti per Rebecchi, 16 punti per Foti. Vedremo chi la spunterà, chi si guadagnerà lo scettro del girone. Ottimo, allora adesso forse ce la dovremmo fare con il collegamento. Allora Fresconi, qual è il clima, quali sono le emozioni dei tifosi per le prestazioni di Azimut? Grazie Ilari, scusa ancora per la collegamento di prima che non è andato molto bene, adesso siamo qua, vedo dei tifosi, intercettiamoli subito. Allora, siamo qua per Reti Champions League, sì, salutiamo. Allora, Azimut, sì. Grazie. Spacchiamo tutto, spacchiamo Azimut, Europa, siamo i migliori, siamo forza Giuliani. Siamo calmi, ragazzi, No, con la telecamera, no. Siamo un po' calmi, regia, magari. Regia, scusate, chiudiamo il collegamento. Ragazzi, oggi mi sa che... Non vorrei essere nei panni di Fresconi. Guarda, non neanche nei miei, te lo assicuro. Ok, basta, chiudiamo, perfetto, niente. Oggi abbiamo avuto qualche problemino tecnico, speriamo che nella puntata successiva riusciamo ad ottenere dei servizi migliori, vero regia? Grazie.
E niente, io ringrazio Marcello. Beh, se vuoi ti posso venire in soccorso per quanto riguarda Azimut. I tifosi probabilmente staranno festeggiando per le prestazioni del loro bomber, che è Pietro Giuliani, il presidente di Azimut, che sta guidando saldamente la classifica marcatori dalla prima giornata. Quindi probabilmente stanno festeggiando il loro leader. Ah, grazie Marcello, sei sempre una certezza nel mio studio. Ti ringrazio nuovamente, ringrazio anche Fresconi che in qualche modo ha fatto anche lui il suo. Basta, dai, dammi la giacca. Oh, ma che cazzo. Grazie regia per l'aiuto, come sempre. E niente, ringrazio invece i telespettatori per averci seguito e alla prossima puntata.